quasi dimenticato e certamente chiamalo sonno di Harry Roth, pubblicato nel 1934, racconta la storia di un ragazzino che si forma a Brooklyn all'inizio del Novecento attraverso una tradizione ebraica un po' angusta, attraverso quelle che sono le leggi del proprio corpo, dell'autoaffermazione, dell'accettazione dei propri difetti. È un libro pieno di vitalità e deve essere sicuramente recuperato. Recuperato perché è un godimento per il lettore, ma è anche una forma di letteratura che raccoglie un secolo di storia e anche un secolo di tradizioni non raccontate che devono essere rivitalizzate. L'ha scritto Harry Roth, uno scrittore straordinario che ha scritto solo quello. Poi si è messo ad allevare Pennuti. Non so come mai, forse perché il capolavoro era talmente grande che uno dice ho scritto quello che dovevo scrivere. E questo è un degno finale di partita. Chiamalo sonno, Harry Roth, l'ha tradotto Mario Materassi e questa è una garanzia per Garzanti, uscito in Italia intorno agli anni 60.